Ciao a tutti, in questo video andremo ad analizzare cosa si può fare con le varie temperature e velocità del Bimby TM6. Iniziamo con le temperature. Allora, la prima temperatura che possiamo impostare è 37 gradi. Le temperature nel range da 37 e 55 gradi ci consentono di sciogliere i lieviti a 37 gradi e sciogliere delicatamente il cioccolato solitamente intorno ai 50 gradi. Tra i 60 e gli 80 gradi, quindi ruotando sempre la manopola, come vedete, questo indicatore assume il colore rosso perché significa che la temperatura si sta alzando. Andremo a far cuocere, diciamo a bagnomaria, gli ingredienti quale la salse o altre composti liquidi. Tra gli 80 e i 95 gradi possiamo riscaldare tranquillamente l'acqua o altri liquidi quali il tè e il latte, fermandoci prima del punto di ebollizione, per esempio dell'acqua che bolle a 100 gradi. A 100 gradi, appunto, come abbiamo appena detto, possiamo portare a ebollizione l'acqua o cuocere minestre o stufati vari. Tra i 105 e i 115 gradi possiamo preparare sciroppi con lo zucchero e a 120 gradi solitamente si utilizza questa temperatura per far insaporire le cipolle o insaporire le carni, le verdure. L'ultima temperatura che può essere impostata manualmente è la temperatura varoma, che serve a cuocere proprio a varoma. La cottura a varoma è una cottura abbastanza genuina e preserva gli ingredienti che vengono cotti. Adesso andiamo ad analizzare le velocità. La prima velocità, ruotando la manopola di uno scatto, è la velocità mescolamento, detta anche soft o cucchiaio. È pensata proprio per mescolare i cibi o per delle preparazioni come possono essere i risotti o le paste risottate. Successivamente abbiamo altre velocità, le velocità da 1 a 3. Come vedete, possiamo andare avanti anche di mezze velocità. Da 1 a 3 sono ideali per mescolare cibi meno delicati, per montare la panna posizionando la farfalla sopra le lame o per sminuzzare vari ingredienti. Successivamente abbiamo le velocità da 4 a 6 che sono perfette per tritare le cipolle, le carote o emulsionare maionese. Le velocità tra 7 a 10 o il turbo. Fermiamo, le velocità tra 7, 10 e il turbo sono ottime per polverizzare, macinare. Solitamente vengono utilizzate per polverizzare lo zucchero, i cereali, il formaggio, ottime per frullare zuppe vellutate o per tritare ingredienti duri che possono essere salumi, formaggi o altri tipi di ingredienti. Abbiamo anche la velocità antiorario che si imposta toccando il simbolo delle lame, che viene utilizzata a velocità basse e serve per solitamente mescolare o amalgamare ingredienti un po' più delicati. Questo video finisce qui, vi ringraziamo e vi invitiamo a visualizzare i nostri prossimi video.